Allora, sistemazione della videocamera, giornata video. Buongiorno, nuovo video. Perché sto riuscendo a registrare due video oggi, quindi incrociamo le dita, speriamo che vada tutto bene, quindi finalmente dopo un mese riesco a registrarne due. Allora, ho fatto il mi preparo con voi, ho registrato il mi preparo con voi di questo trucco qui, che non so se avete visto prima o se vedrete dopo, ho parlato tipo per 20 minuti di università, una cosa pallosissima. E ora, visto che devo cambiare borsa, perché mi sono rotta le palle di portare questa borsa, è bellissima per carità, però è anche molto comoda, ma voglio un attimino cambiare borsa in vista del periodo natalizio. Io sto usando questa qui di Carpisa. Segue, di chi era questa borsa? Non me lo ricordo neanche più. Grande Mari, non me lo ricordo più. Di Carpisa, ok. E quindi ho detto, già che faccio il cambio borsa, facciamo un What's in My Bag, il video più inutile di tutta YouTube, ma che tutte guardano perché siamo tutte curiose di ficcanasare nelle borse altrui. Quindi ho detto, registriamo quindi ho detto, facciamo il video What's in My Bag, quindi che io mi volso versione 2015. Questa è la mia borsa qui che sto usando appunto adesso e che adesso cambierò, che è di Carpisa, ve l'ho fatta vedere in diversi video di Amori e Meraviglie, e poi ha la taschina esterna qui. Io non l'ho né svuotata né sistemata, quindi uscirà il mondo. Sicuramente usciranno fazzoletti smoccicati, tra l'altro, perché sono influenzato ultimamente, quindi niente di strano. Per cui facciamo uno svuoto alla mia borsa così. Quindi la svuoto così poi mi organizzo l'altra borsa. Speriamo in modo più ordinato. Allora, che cosa c'è nella mia borsa? Iniziamo allora. Portafogli, l'ho cambiato, non ho più quello lì della. Quello che avevo col fiocco meraviglioso perché si è rovinato, e quindi sto usando questo qui che è della Braccialini, che è stato un regalo di laurea, che già da solo vale come borsa, cioè è enorme. Io ve lo dico sempre, ho le mani giganti, cioè guardate quanto è grosso e spesso sto coso. Ed è organizzato così: ha davanti un lato dove c'è uno scontrino, va bene, c'è il lato qui portatessere, diciamo, e poi c'è il portamonete qui, e dall'altra parte ci sono le altre tessere che non vi faccio vedere perché c'è la patente, eccetera, eccetera. Quindi la parte davanti è organizzata così. La parte dietro invece ha uno scomparto proprio a mo' di borsa, vedete? Dove non ha scompartimenti, è tutto aperto. Quindi potete metterci quello che volete. Nel mio borsellino c'erano più cose che nella mia borsa. Cioè, veramente, io vi porto appresso integratori di sali minerali, pillole varie che non vi faccio vedere, dolcificante fregato al McDonald's. Cioè, non fregato che resta dal McDonald's quando andiamo a fare colazione. Francobolli, che adesso sono arrivati a costare 95 centesimi. Complimenti, Poste. Matita e penna. Cioè, io ho sia la matitina piccina, questa qui, che è di Ikea, sia la penna che. Eccola qua, che bellissima che me l'hanno regalata. Questa qui mi è stata regalata con lo Swarovskino sopra. Bellissima, cioè la penna. Insomma, svariate altre cose. Medicinali, lo zucchero di canna perché non si sa mai un calo di pressione. Insomma, medicinali, ci sono più cose nel mio portafoglio che nella mia borsa, tra un po'. Quindi, portafoglio, prima cosa che ho in borsa. Il blocco non so neanche dove mettere perché sono seduta sul letto e ho sul tavolino davanti i trucchi che ho usato per truccarmi. Sul letto di fianco il computer, lo specchio e svariate altre cose. Quindi, non ho più spazio dove muovermi. Grande male. Poi, serie di video disorganizzati in mode own. Poi ho la bottiglietta dell'acqua che devo riempire, che bottiglietta dell'acqua, io non sto mai senza acqua perché il solo sapere di avere l'acqua mi tranquillizza, ecco, quindi acqua che devo riempire. Poi fazzoletti, primo pacchetto, questi sono del Conad, sono quelli piccolini tascabili, quindi primo pacchetto di fazzoletti, pesco proprio a random. Le caramelle fantastiche di cui vi parlo sempre, che sono le simili al Pellibe della Lidl, dell'Eurospin, scusate, costano. Ho 99 centesimi, 1,20 euro, e sono due pacchetti con 14 caramelle ciascuno e sono senza zucchero. Hanno, credo, 14 calorie a caramella, cioè hanno poche calorie e quindi ci piacciono. Tra l'altro sono buonissime, hanno lo stesso sapore delle Alpenlibe. Poi ho questo qui che è un portatessere che ho preso dai cinesi per 2 euro, che contiene appunto le varie tessere punti insomma, delle varie profumerie, supermercati, vedi, Bottega Verde, Limoni, Oltre, Acquasapone, Auchan, insomma, le varie tessere punti, Wycon, insomma, tutte queste, ne contiene 20, questo qui. 2 euro dai cinesi, lo trovate su AliExpress per molto meno, ce la posso fare, quindi porta tessere. Poi c'è la pochette del trucco, perché sì, io me la porto appresso, ma la vedremo dopo, che questa qui di Collistar, la vediamo alla fine. Altro pacchetto di fazzoletti tenderi dove ce n'è uno soltanto. Fazzoletto smuccicato, ve l'avevo detto che l'avremmo trovato. Non ho modificato nulla, cioè, credetemi. Poi, scontrino del bancomat, questo è mio, non ve lo posso far vedere. Questo
Ah, facciamo la raccolta per il banco alimentare l'altro giorno da Lidl e quindi mi hanno dato il bigliettino per la colletta alimentare. Altro pacchetto di fazzoletti tempo. Non si vede che sono raffreddata, sono caduta nel buio. Ok, sono caduta nel buio. Salutiamo i malefici pallini che ci fanno sempre compagnia. Mi devo mettere più inqua. Ok. Non ci vedrà niente in questo video, già lo capisco. Di due video non ne recupero uno, porca miseria. Poi c'è dentro, continuiamo. L'agendina da borsa, che è questa qui. Io tengo questa qui in borsa, che è piccina ma non troppo, perché comunque io ho bisogno di spazio per scrivere. E qui mi appunto, per esempio, la lista della spesa quando devo prendere delle cose particolari, indirizzi, indicazioni stradali su come raggiungere determinati posti, numeri di telefono, indirizzi mail, cose da fare, insomma, mi appunto qualsiasi cosa in questa qui. Infatti è piena a metà questa. Questa l'ho presa dai cinesi per 1 euro, 2 euro, non me lo ricordo più. Poi, altre caramelle, queste sono lemongrasse, queste sono del Lidl invece, sempre senza zucchero. Queste qui al limone, sono buone queste. Sono di menta e limone, lemongrasse appunto. Poi, altre caramelle, queste invece sono zuccherate. Queste me le ha prese mia madre l'anno scorso, io le ho portate ancora in borsa, non sono ancora scadute. E sono delle simil Tic Tac al miele e limone, queste qui. Queste le vendono da Lidl per 29 centesimi, se non sbaglio. Il pacchettino singhiozzo viene a noi, quindi queste. Quelle però non le mangio spesso, perché non le mangio quasi mai. Poi c'è dentro una penna Bic nera, una gomma, queste me le sono portate ieri, penna e gomma, perché mi servivano per una cosa, quindi una gomma. Un post-it con delle cose da comprare, una lista della spesa. Vi ho detto che ce n'è qualsiasi. Salviettine per le mani di Hello Kitty, alcol free, queste sono di fragola, sono... Fuoco! Che cacchio è successo? Dicevo, sono di fragola e... Insomma, hanno un buon profumo. Queste le ho prese a marzo quando sono stata a Milano e ne ho ancora, quindi le porto in borsa. Servono sempre le salviettine. Poi stiamo finendo. Queste qui che sono le pastiglie di Brioschi, che non si prendono con l'acqua ma si fanno sciogliere in bocca appunto senza acqua per l'acidità di stomaco. Io ho sempre acidità di stomaco, quindi le porto sempre dietro. Chewing gum, non sarà il pacchetto più comodo, ma pazienza. Queste qui sono dell'Auchan, se non sbaglio, sono senza zucchero, ce ne sono dentro tantissime. Non c'è scritto quante sono dentro, 150 grammi, ce ne sono tantissime e sono fatte appunto a confettini bianchi. Questa è una confezione di questa in borsa, una confezione di questa sulla postazione make up. Un elastico per capelli rosa. Ecco, questo mi si è sganciato dalle chiavi, infatti non ci sono le chiavi in borsa perché le ho lasciate di là, in genere ho le chiavi, questo è uno dei miei portachiavi che si è sganciato. Dove ho messo le chiavi? Là. Va bene. Poi c'è dentro il travolo con il profumo... Dez Amore Dance di Guy Mattiolo, quindi il travolo. Ho acceso una luce artificiale di qua, infatti sono forse un po' più illuminata di qua. Stiamo finendo. Poi cos'è che c'è? Che è sta cosa che naviga? Mezzo stuzzicadenti! Come c'è finito sto coso? Mezzo stuzzicadenti, va bene. E per la parte, diciamo, interna abbiamo finito. Poi ci sono le taschine laterali dove ho questo qui che è un pennello da borsa per la cipria. Questo qui, che è morbidissimo, morbido, morbido, morbido. Questo viene da Sammy Dress. Questo viene da Sammy Dress, se non sbaglio, ed è un pennello appunto di borsa per le polveri. Un balsamo labbra dell'Esse Lunga, questo, che però non mi piace tanto, se devo essere sincera. L'orologio di riserva, perché quando io esco senza orologio e mi rendo conto che mi serve, ne ho uno in borsa. Questo lo tengo sempre in borsa. Questo qui. Cioè, io vi farei notare quante... Ho tolto 4 maglie, cioè guardate quanto è piccolo, ne devo togliere un'altra di maglia, cioè io ho un polso minuscolo. E questo l'ho preso su AliExpress, è della Geneva, è bellissimo, io amo gli orologi. E poi cos'è che c'è? Un mini ciappino nero, questo, per i capelli. Abbiamo finito nelle tasche. Sì, tasche abbiamo finito, poi c'è la tasca interna con la cerniera, c'è il mondo nella mia borsa, forza. Nella tasca interna con la cerniera c'è la pezzina per gli occhiali, quindi quella per pulire gli occhiali. Questo che mi porto sempre appresso contro le malarie, si dice in siciliano, insomma, questo qui, le corna e il peperoncino. E questa che è una limetta che mi era. Questa che è una limetta che mi ha regalato Chiara, che voi non avete idea di quanto mi salvi la vita perché mi si rompono a me le unghie continuamente. Cioè, io ho continuamente le unghie rotte e questa mi salva la vita svariate volte. E poi nella tasca esterna qui, abbiamo finito, vi faccio vedere la pochette del trucco, c'è qualcosa, sì, c'è la pendrive da 1 giga che ho portato ieri a fare stampare, è un biglietto da visita di una persona, uno scontrino, ah, e questa che è la confezione dell'anellino della Broadway, che è questo qui, che è stato un regalo di mia madre, questo è un graffio di uno dei...
di una delle gatte che ho in giardino, sì, mi ha graffiato la bastardella, e questo è l'anello della Broadway. Me l'ha regalato mamma, solo che è troppo grande, doveva essere una misura più piccola, non ce l'avevano, una taglia più piccola, quindi niente, ce lo teniamo grande. E basta, questo è quanto per la borsa. Nella pochette del trucco, che è questa qui, io in genere porto una cipria, un correttore, la matita nera e il rossetto che indosso, solo che ultimamente non l'ho più svuotata, è praticamente piena di rossetti sta cosa. E di Collistar, era uscita con la collezione natalizia dell'anno scorso, se non sbaglio di 2 anni fa, ed era la pochette con la matita nera e il mascara. Questa l'ho comprata io, ovviamente. E dentro contiene il mondo. Allora, c'è la cipria di Avon della linea Ideal Flawless, che è una delle mie preferite, davvero ottima, col suo piumino, diciamo, che io uso, come potete notare, lavo, rimetto, lavate i piumini della cipria, mi raccomando. Questa qui, che mi piace tantissimo, come cipria della più chiara, la Fair, come colore. Poi c'è dentro, i rossetti adesso ci arriviamo, un correttore che è questo che ho finito, che dovrei anche togliere, che è l'Instant Anti-Age della Maybelline, che appunto è finito, in Light, se non sbaglio. Sì, in Light. Questo qui che è il correttore di Essence, che sto finendo anche lui, questo è il secondo tra l'altro che finisco, ed è il più chiaro, il 20, Soft Beige. Anzi, non il più chiaro, quello che vira sul rosato, questi adesso li hanno cambiati, se non ricordo male. E poi tutte matite, e poi sono... C'era una matita occhi nera anche, che non trovo più. Eccola qua, la matita occhi nera della Kiko, delle Vibrant Eye Pencil. Questo è ciò che ne rimane, quindi una matitina nera. La matita trasparente per le labbra per il rossetto. E poi sono praticamente tutti rossetti e matite labbra. Praticamente ho 2 matite labbra che sono la 06 della Rebel Romantic di Kiko, una delle ultime collezioni, e la 308 delle Precision Lip Pencil. Queste due che sono labbra di Kiko. E poi ho 3.000 rossetti, un pennellino labbra per applicare il rossetto, di quelli da borsa che si richiudono. E poi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 rossetti, perché ve l'ho detto non la svuotavo da un po'. Allora ho questo qui che è lo 06, sempre dell'Herbal Romantic, abbinato alla matita, che ho messo ieri e mi sono portata appresso perché mi sbava, quindi devo toglierlo e riapplicarlo se sto fuori tanto tempo, che è questo qui, che è bellissimo. Però la matita mi sbava, ve ne dovevo parlare nei promossi abbocciati, non l'ho più girato il video dei promossi abbocciati di novembre, pazienza. Poi ho questo che tengo sempre in borsa, che è di Essence, del 52 in The Nude, ed è un rossettino nude che uso anche come burro cacao a volte. Infatti lo sto finendo, vedete quanto ne rimane, che è proprio un nude trasparente, cioè vedi, neanche si vede, quasi sulla mano. Quindi questo sta sempre in borsa. Poi ho il 92 di Kiko, che è sempre un nude, Santa Flavia. Sì, perché è rotto in 3 parti, no? Eccolo qui, che è sempre un nude, sul rosato. Ha un profumo di vaniglia meraviglioso questo rossetto, ce l'ho da un sacco di tempo ed è sempre fantastico. Il numero 707 di Astra della linea Rosso Chic, questa linea qui. Sta tramontando il sole, intanto sono neanche le 4, ma che meraviglia l'inverno. Questo, che è sempre è un nude un po' più scuro, però questo qui assomiglia al colore delle mie labbra, è molto molto simile al colore delle mie labbra, eccolo qui. Questo il numero 11, sempre degli Smart Lipstick. Questi sono i vecchi Smart Lipstick, però di Kiko, che è sempre un nude sul rosato. Io porto tutti i rossetti nude perché molto spesso esco senza rossetto e quindi lo applico in macchina. Ovviamente, per applicarlo in macchina, preferisco rossetti di questo tipo, no? Color carne, che insomma riapplichi senza bisogno di matita o di essere precise. Questo qui, questi non li trovate più in vendita. E poi il 107 della linea matte della Rimmel, che è questo qui, che è bellissimo. Che è simile allo 06, anzi adesso li confrontiamo, però questo qui è matte ed è un pelino meno scuro se non sbaglio. Fai vedere se cambiano tanto. Siamo su quella scia di colore, vedete? Questo qui è lo 06 di Kiko e questo è quello lì della Rimmel. Sono molto simili, però quello di Kiko è lucido e l'altro è matte ed è un po' più, ha un po' più di magenta quello di Kiko, però il colore siamo lì, eccoli qua. E poi sempre nella pochette del trucco uno stuzzicadenti e dei cotton fioc. E basta, quindi questo è quanto, questo è tutto il mondo che mi porta in borsa praticamente. Mancano le chiavi perché ce l'ho di là a quanto pare e il telefono perché ovviamente sono a casa, non lo tengo in borsa, se no quando esco porto in borsa anche il telefono. E quindi questo è quanto ragazze, spero di avervi tenuto compagnia questo quarto d'ora. Non so quanto avrete visto per via delle luci, ma non controllo gli agenti atmosferici, quindi I'm so sorry. E nulla, vi mando un bacione grandissimo, vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo, che spero sia ancora dicembre. Insomma, se non ci vediamo, auguri di buon anno e di buon Natale, ma spero di registrarne altri domani, quindi ciao!